Mercatorre Christmas Edition, la fiera dell'artigianato, del modernariato e del collezionismo, ha avuto luogo domenica 18 dicembre presso il piazzale esterno alla Stecca, nell'area dei Molini Marzoli. Collezionisti, hobbisti e artigiani hanno allestito le loro esposizioni natalizie che hanno attirato un vasto pubblico di grandi e piccini. Mercatore è diventato ormai un appuntamento richiesto, aspettato, quindi non poteva mancare l'occasione anche per il Natale. La versione natalizia è, come dire, ricca di novità, di punti di animazione, opportunità di intrattenimento. Sono tanti gli espositori che questa volta hanno richiesto di partecipare. A noi fa piacere soprattutto sottolineare la filosofia con cui viene organizzata Mercatorre, un'organizzazione dal basso, cioè nel senso che Cobar e Stecca si occupano della cornice organizzativa, ma sono gli stessi espositori che contribuiscono all'organizzazione e alla buona riuscita dell'evento, senza risorse, chiaramente, come dire, con lo spirito di organizzare un momento di convivialità, restituire dignità ad uno spazio simbolico come i Molini Medinali Marzoli, a maggior ragione nel periodo natalizio, dove si ha voglia di stare per strada, si ha voglia di condividere spirito di serenità ed armonia. I lavori che voi ci vedete qui sono la risultante dei lavori che abbiamo fatto all'interno della programmazione delle attività socioeducative e socio-riabilitative che vengono fatte dai pazienti nel centro e che abbiamo realizzato tutti quanti insieme. Quale attività fanno i ragazzi durante l'anno? I ragazzi fanno sia attività ludiche sia attività occupazionali, collaboratori di cucina, di saponi, di confetture di marmellate, fino al legno, eccetera, eccetera. Tanti auguri! Buon Natale a tutti, da tutti noi, con il cuore, buon Natale! L'arte presepiale torrese è ancora un punto forte della nostra città. Presepe è l'amore che noi presepisti appassionati portiamo verso la nascita del nostro Signore Gesù, Gesù bambino, perché per noi mettere Gesù bambino la sera di Natale vuol dire amore verso tutti, perché il presepe è amore, passione. Vorremmo che l'arte presepiale, che veramente mi deve credere, sono artisti, ragazzi artisti di Torre del Greco, che hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di cultura, e portiamo la cultura del presepe a Torre del Greco. Tra una settimana è Natale. Natale, come dice per televisione, si può dare di più. Quali sono le varie sfumature che si possono ottenere nel presepe con i vari stili? I stili del Settecento napoletano, poi noi alla fine ci riferiamo sempre al Settecento napoletano, tutto quello che facciamo, sia per quanto riguarda i pastori, sia per quanto riguarda l'oggettistico, la cera precolorata, i presepi piccoli, il sughero e tutt'altro. Ci vuole tanta passione per fare questi presepi e tanto tempo. Sì, ci vuole passione innanzitutto e molta pazienza per poter, diciamo, far uscire dall'indole che tiene uno e tutti questi piccoli oggetti che io comunque faccio in miniatura. Sono presepi in campane di vetro e con corallo, rivestiti di corallo. È una manifattura mia personale, perché creata da me, in quanto io da l'età di 10 anni ho incominciato a fare dei piccoli presepi e me li sono portati fino a questa età di oggi, tutt'oggi, perché comunque tutti i torresi nell'indole ce l'hanno, proprio nel DNA, diciamo, la vena artistica in tutti i campi, in tutti i rami, e sia presepiali, pittura, canora, letterale, in tutti i sensi. Quindi potremmo sfruttare questa grande energia che ci sta a Torre del Greco, però se ci vuole un aiuto da chi di dovere per poter andare avanti con questa tradizione.